Sì, ecco, ci siamo appena arrivati a Matera per una nuova tappa del progetto della rete regionale dei borghi abbandonati. Ricordiamo, coinvolge ben 14 comuni della regione Campania, 100 la comune capofila, e io oggi sono arrivata a Matera insieme al vice sindaco Silverio D'Angelo e l'assessore al turismo Angela Ciccarini, poi insieme a noi una bella delegazione di Centola, di San Severino di Centola in modo particolare, perché il gran protagonista è il borgo di San Severino. Allora, Matera ci siamo, Matera ci ospita per questo progetto che stiamo portando in lungo e in largo proprio per ridare vita ai nostri borghi. Quindi dopo le 5 tappe itineranti che abbiamo in pratica, abbiamo attraversato un po' la nostra regione, oggi siamo a Matera, che è una tappa un po' fuori programma se vogliamo, però è una tappa alla quale noi ambivamo tanto, perché Matera chiaramente quest'anno sarà visitata da tantissimi turisti del Mordi e Fugge, ma anche turisti che apprezzeranno fino in fondo quello che succede a Matera quest'anno. Quindi per noi è una vetrina molto importante. Io mi auguro che anche i nostri concittadini dei vari borghi della Campania possano essere qui presenti e ammirare le foto dei loro borghi che sono esposti all'open space qui di Matera, grazie a quello che è stato un grosso contributo del presidente della provincia Marrese che ci ha permesso tutto questo. Noi siamo veramente onorati e orgogliosi di portare i nostri borghi qui e quindi farli conoscere ancora di più di quanto siano conosciuti e che diano forza al nostro obiettivo, quello di veramente valorizzarli turisticamente e sotto tutti gli aspetti che meritano. Beh, il sole picchia alle nostre spalle, non abbiamo il mare di Palinuro, ma questo splendido scenario che ci offre appunto la capitale della cultura, Matera. E noi siamo pronti a dare il nostro contributo, ad essere protagonisti. Assolutamente sì, infatti oggi direzione Matera, un viaggio della memoria attraverso la valorizzazione storica e culturale di questo magnifico posto. Beh, noi puntiamo ad un modello turistico diverso, quindi che faccia rete per la famosa destagionalizzazione. Infatti oltre il mare noi puntiamo sicuramente a valorizzare ciò che di più bello abbiamo, come è uno dei più bei grandi attrattori turistici del nostro comune, assolutamente il borgo. Infatti stiamo lavorando proprio per questo e insieme al vice sindaco e tutto il resto dell'amministrazione punteremo sempre a valorizzare ciò di che più bello abbiamo. Allora, naturalmente vi aggiorneremo su quello che sarà il momento di questa sera con la visita alla mostra Case Carute, che è poi è il primo momento di questo progetto della rete regionale dei borghi abbandonati. Intanto la mostra resterà aperta, quindi anche un invito agli altri cilentani ad arrivare a Matera. Facciamolo forte questo invito perché fino alla fine di settembre la mostra è qui è aperta e quindi riteniamo che sia una bella opportunità per tutti i nostri comuni, per tutti i nostri borghi, avere qui la nostra realtà. Allora, il Cilento con Centola, con San Severino, dunque protagonista ancora una volta nella città capitale della cultura. Vi aggiorneremo, continueremo a seguire questa giornata. Intanto vi restituiamo la linea, grazie.